Vi ricordate quest'estate? Sembrava che le scuole non avrebbero mai aperto a settembre e tutti ce l'avevano con la ministra Azzolina. Le scuole hanno iniziato regolarmente e con tutti gli strumenti di sicurezza che abbiamo messo in campo, le cose stanno andando bene nonostante le difficoltà. E ora partono i concorsi. Avete presente le decine di migliaia di docenti che mancano per i nostri figli, i nostri studenti? Mancano da tantissimi anni. E ora finalmente partono i concorsi. Che cosa significa? Che verranno finalmente assunti a tempo indeterminato i nuovi insegnanti. Ma allora perché ce l'hanno tutti con la ministra? Perché non sono d'accordo? Guarda un po', posso rispettare quello che è la nostra Costituzione, l'articolo 97, ultimo comma. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso e l'insegnante è un pubblico dipendente e ce l'hanno tutte con lei. Ce l'ha ad esempio Salvini, che è quello che praticamente la spara più grande. Ascoltate bene, Salvini non è d'accordo sul fare i concorsi perché dice che è un periodo delicato, in un periodo delicato come questo i concorsi non si fanno perché ci sono rischi nella salute. Ma Salvini è quello che ha partecipato ai convegni dei negazionisti, è quello che ha detto a un ragazzino che è salito su un palco: levati pure la mascherina. Però, pur di non fare i concorsi, dice attenzione che c'è il rischio della salute. Sappiamo che la ministra e il Ministero dell'Istruzione hanno messo in campo tutte le norme di sicurezza. E benedetti i concorsi. Ha ragione la ministra Azzolina, ha ragione il Movimento 5 Stelle e anche il PD. La smettesse di far uscire dichiarazioni di suoi esponenti contrarie. Per entrare in un pubblico impiego, per entrare nella scuola, è giusto fare il concorso. Ma per il semplice fatto che lo dice la Costituzione. E che il concorso è il percorso che permette ai migliori, ci ricordiamo la parola meritocrazia, forse tanti se la sono dimenticata, i migliori che possono entrare nella pubblica amministrazione, nelle nostre scuole, ad insegnare ai nostri figli. È molto semplice, eppure sembra tutto complicato, non è che si celano dietro degli altri interessi, non lo so, ce l'ha tutti contro, per una cosa scontata, doverosa, che finalmente si fa. Alla Azzolina contro i sindacati, dicono che i concorsi non si dovevano fare, ha contro Salvini, ha contro, contro una parte del Partito Democratico, ce l'ha contro tutti quando fa la cosa giusta. Quindi andiamo avanti, dobbiamo semplicemente andare avanti a fare le cose giuste, anche se questo scatenano le avversità di un certo sistema abituato a fare invece delle cose sbagliate. Le cose sbagliate vanno accantonate. Perché? Perché c'è il Movimento 5 Stelle e perché c'è una ministra del Movimento 5 Stelle.